Paiola, buonasera. Ma che buonasera, dai, sono gazzata nera. Come mai? Come mai? Sempre quando non c'è niente che funziona, sì. Il Milan è rovina ancora di Ziz. Gigio. E non mi stanco mai di ripetere, ripeterò. Ma comunque sta andando bene, perché ce l'ha così? Come mai? Ma che cazzo dite, dai. Vabbè, Ziz sta andando bene, va bene. Certo. Anche perché Ziz è migliore portiere di suo ruolo. Sì. E Milan che non è altezza di Ziz. Milan né su campo né di sotto. I soldi direi che abbastanza. Ziz non può permettersi di prendere due gol da Chievo. Otrante poi con Arsenal in Europa League. Zuccate grande partita, sì, Ziz. Ha fatto un errore. Ha fatto quell'errore, però, insomma. Ah, non hai capito, eh? Sei sema allora, okay. Quello non è errore, quello è voluto. Come è voluto? Ziz si è rotto i coglioni di giocare Europa League. Perché Ziz è portiere da Champions League. E quindi non gioca di là neanche. Poi Zovedì non è a contratto di giocare Zovedì. Ah, ecco. Si vuole bonus per giocare Zovedì. Ah, anche più. Che cazzo va gratis a giocare, scusate. Vabbè, insomma, 6 milioni. Fidanzata poi ha detto lui che cinema deve portarlo Zovedì. Ah, certo. Certo. E quindi Otrante ha fatto apposta. Ah, e prossima volta Fassune si pensa a qualificarsi a ste coppe di merda. No, vabbè, adesso la vabbè roba lì. Poi c'è anche nazionale e anche lì è che vabbè, problemi. È stato convocato, che problema? È stato convocato. Certo, questo è minimo. Sì. Se non convochi Ziz sei semo, ecco. Sì. Da Italia non fa mondiali ed sì, è figura di merda per Ziz. Non sì, solo per lui. Dopo Milan anche nazionale, ecco. Sì. E poi Di Biaz, che ha meno idee di capelli, no, ha chiamato ancora Buffon. Mm. Dico, tu chiami Buffon portiere di 40 anni che non ha neanche mai vinto Champions e sì, fai fare secondo Ziz? Oh, ma mi prendete per culo, eh? Nazionale, Ziz non va mondiale. Fa secondo nazionale, non è nemmeno pagato perché nazionale dicano che non si paga. Va a cagare, va, prossima volta sta a casa. Io non sto fermo, con diti in mano, eh? Diti in mano. Mani in mano. Qua sto già lavorando per fare cambiare nazionale a Ziz. Non può farlo. Se no va fuori dei coglioni come me. Non si può. Non sono mica andato di lunedì, eh? Che modo di dire? Ho trattativa con inglesi. Ecco. Sì, si vuole capire inglesi. Si vuole capire, capire, se no vai a fanculo, eh? Calmo però. Siamo già lavorando sul passaporto di Ziz, passa documento. Anche perché portieri inglesi fanno cacare. Vabbè. Ho già nome depositato anagrafe. Donna Rumming. Cos'è? Se poi Inghilterra non va per spia di Russia, quella cosa là, sì, c'è nazionale di Panama. Come va a giocare a Panama? Meglio l'Italia, paradiso, no? Fiscale, ecco. No tasse, ecco. Panama offre anche Ziz ruolo di dittatore. Ma come? Dica cose. Oppure c'è ipotesi che più mi piace, sì, ovvero Ziz diventa svedese. Ma perché svedese poi? Ma perché? Donna Rummensen. Sì. D'altronde, mio giocatore Ibra, sì, fa quel cazzo che vuole in Svezia. Sì, è più prudente di re. Sì. E se Ibra disse che Donna Rummensen svedese, tutti dicono sì. Ah, Donna Rummensen svedese. Donna Rummensen. Allora, Donna Rumma sarà svedese, il giocherà mondiale. Ah, ecco. E poi dopo vai fuori dei coglioni di Milan, ecco. Paris Saint-Germain, Real Madrid, quelle che ha più soldi, che offre di più, fa è lì il fulcro, quello, beh, diciamo. E così Fassone impara a non mettere in clausola chi si gioca Zovedì, lo paga di Zovedì. Va bene, grazie. La salutiamo, dottor Raiola. Otrante, vedere purtroppo, scusate. Cosa ancora? Che in nazionale poi hanno convocato Perin. Bravo, portiere di Genoa che addirittura fa quasi zona di retrocessione. I non hanno convocato fratello di Ziz. Una cosa che non si può vedere. Va bene.